lascio la parola alla mia collega in regione, Valentina Corrado. Grazie. Salve a tutti, Valentina Corrado, consigliere regionale del gruppo Movimento 5 Stelle. Quello che sta accadendo in regione in questi giorni è veramente vergognoso. Non so se avete avuto modo di leggere lo scambio sdolcinato di lettere che è intercorso tra Venafro, il capo gabinetto di Zingaretti, e lo stesso presidente della regione Zingaretti. Uno scambio di lettere che vede Venafro, che sta a Zingaretti, per farvi capire come in calza sta a Lupi, è il numero due della regione. Un collaboratore di diretta, strettamente fiduciario, di diretta collaborazione politica, che è stato già coinvolto in diverse indagini anche per bancarotta fraudolenta, e del quale esattamente un anno fa avevamo chiesto la sospensione cautelativa del suo ruolo, proprio perché eravamo venuti a conoscenza di queste indagini. Ebbene, Venafro stava con Odevaine accanto a Zingaretti, già in provincia. Non è un uomo che Zingaretti si è trovato a dover per forza avere lì in regione, ma è stato scelto da lui. Anzi, c'è un rapporto che intercorre da diversi anni, già da quando il presidente della regione era presidente della provincia. Ora Venafro, ripeto, un collaboratore strettissimo, non un qualunque collaboratore del presidente, è coinvolto in queste indagini per una gara d'appalto sul CUP, il centro unico di prenotazioni sanitario della regione Lazio. Noi ieri abbiamo chiesto le dimissioni, e ieri è successo anche qualcosa di più grave, perché il presidente Zingaretti e la sua maggioranza sono stati capaci di bocciare una nostra risoluzione che chiedeva che il prossimo capo di gabinetto che si troveranno a nominare abbia un requisito sostanziale e fondamentale: l'onestà, che non abbia condanne, che non abbia carichi pendenti. Sono stati capaci anche di dire no a questa proposta. Cos'altro deve succedere affinché Zingaretti si dimetta? Cos'altro deve accadere in regione? Passo la parola ai miei colleghi invece al Comune di Roma.